No alla chiusura al traffico veicolare per il carnevale estivo e per la fiera di San Bartolomeo. Decine di titolari delle aziende e degli esercizi di Sassonia a Fano avevano chiesto di liberare via l'Adriatico dalle manifestazioni che ad agosto comportano disagi e ricadute negative sulle loro attività. Oltre all'appello lanciato al comune, gli imprenditori avevano lamentato anche lo scarso coinvolgimento nelle decisioni che in modo inevitabile si ripercuotono sui loro fatturati. Oggi a replicare è l'assessore Etienne Lucarelli. Noi il metodo che abbiamo attivato in questi 2 anni in cui sono assessore alle attività economiche è quello del dialogo. Abbiamo aperto un tavolo economico che è permanente, col quale dialoghiamo costantemente con le associazioni per cercare di risolvere al meglio i problemi della città, capire quali problemi ci sono. Quindi anche in questa situazione, se ci sono delle problematiche, si possono tranquillamente riportare al tavolo economico e quindi verificare effettivamente i problemi che ci sono. È certo che in un periodo difficile come questo vanno tutelate le attività economiche, come altrettanto certo che in un periodo come questo vanno tutelate le attività culturali della città, le nostre tradizioni, le nostre bellezze, le nostre caratteristiche, perché alla fine sono un volano economico per tutta la città di Fano. Sul tema fiera ci siamo insomma espressi anche nel corso di un consiglio comunale, dove abbiamo detto che già i nostri uffici sono al lavoro, c'è una chiara intenzione dell'amministrazione di verificare la possibilità di spostare la fiera. Ovviamente ci sono delle situazioni legali da rispettare, quindi il cambio delle postazioni di coloro che hanno spazi decennali, che hanno contratti con il comune di Fano, e la possibilità di rispettare i residenti e i commercianti dove andrà a sussistere la fiera, la verifica delle problematiche di sicurezza che ha una fiera nella sua dislocazione. Quindi una fiera sono 2 chilometri di banchi con 300 famiglie che ci lavorano, quindi la situazione non è facile. In questa difficoltà noi stiamo lavorando per cercare di tutelare tutti e credo che la miglior cosa, se ci sono dei problemi, magari ancor prima di avanzare delle proteste, quando non si sanno neanche i motivi delle proteste, sicuramente dialogare tra persone e arrivare ad una soluzione condivisa. Il tavolo economico si terrà nei prossimi giorni. Lei adesso si trova a St. Alban, un viaggio istituzionale? Sì, sono arrivato questa mattina a St. Alban, abbiamo questo progetto di raccontare le bellezze della nostra città, il tour operator delle città gemellate, abbiamo organizzato qua un tavolo con 10 tour operator proprio questa mattina, gli abbiamo raccontato le bellezze della città di Fano, gli abbiamo raccontato le bellezze della vallata del Metauro e del Cesano, gli inviteremo a visitare i nostri luoghi, l'intenzione è fare in modo che anche con i gemellaggi si possano aprire dei rapporti per portare turisti nella nostra città. St. Alban è vicino a Londra, quindi un bacino d'azione veramente molto molto ampio, quindi i tour operator lavorano anche per Londra e credo che ci possa essere uno scambio dove noi possiamo vendere insomma la zona inglese, loro possono vendere la città di Fano e su questi stamattina abbiamo trovato un bel accordo, quindi una bella condizione. Ovviamente da giovedì tornerò a casa e quindi da giovedì riparleremo con gli operatori per risolvere i problemi della città.